Arriviamo quindi alla quinta parte, dulcis in fundo diremmo, okay? Spero che l'attenzione sia rimasta alta perché è qua che diremo le cose più interessanti, la privacy nella didattica online. Arriviamo a un tsunami, nel senso che non è che la didattica online sia stata un'invenzione del 2020, chiaramente si faceva già prima, ci sono intere università che sono online. Ci sono scuole che già prima avevano sperimentato perché ci sono alcune situazioni in cui è necessario fare didattica a distanza online, ma ovviamente la rivoluzione è stata, qui lo chiamo lo tsunami perché è stata una cosa che davvero nessuno si aspettava e che ci ha travolto nel giro di poche settimane, è stata la pandemia Covid che è ancora in corso oggi e probabilmente ha spinto a organizzare questo corso che stiamo facendo online. Perché in effetti sì, ho avuto anch'io un'impennata di richieste di corsi sulla gestione della privacy online, quindi è come dire, tutto a radice nello stesso, la radice diciamo è la stessa. E quindi vedete, abbiamo un po' di provvedimenti che sono stati approvati, emessi e sono circolati nelle prime settimane in cui ci si è accorti che questa pandemia non sarebbe stata una cosa di 15-20 giorni come all'inizio qualcuno aveva pensato, ma ce la saremmo portati dietro per un po' e quindi ci si doveva attrezzare per proseguire nell'attività didattica, perché sennò i nostri ragazzi avrebbero perso interi mesi o addirittura anni, di attività. 26 di marzo c'è un provvedimento che si intitola La didattica a distanza, prime indicazioni. Sto parlando di provvedimenti del garante privacy, a cui poi si sovrappongono anche quelli del Ministero dell'Istruzione. Qualche giorno dopo, il 30 di marzo, il Garante ha fatto una nota istituzionale in tema di didattica a distanza rivolta al Ministero dell'Istruzione e al Ministro dell'Istruzione, al Ministro dell'Università e della Ricerca e al Ministro delle Pari Opportunità e Famiglie. E vi ho messo i link, sia la versione integrale che una versione sintetica. E poi ad aprile sono uscite delle FAQ, cioè le Frequently Asked Questions, le classiche domande e risposte più frequenti, sul trattamento dati nel contesto scolastico nell'ambito dell'emergenza sanitaria. Base giuridica del trattamento della didattica a distanza non c'è dubbio che rientra nell'attività istituzionale della scuola e quindi non cambia la situazione. Avevo già detto prima che il principale riferimento come base giuridica per voi è l'articolo 6, paragrafo 1, lettera E. Vi ho detto che, vi ricordate, erano dalla lettera A alla lettera F, quindi la lettera E, ovvero quando il trattamento, lo ripetiamo, l'ho rimesso anche in questa slide, quando il trattamento è necessario per l'esecuzione di un compito di interesse pubblico connesso all'esercizio di pubblici poteri, di cui è investito il titolare del trattamento. Quindi voi, scuola pubblica, siete investiti di questo compito di interesse pubblico. Quindi le scuole e le università sono autorizzate a trattare i dati anche relativi a categorie particolari di insegnanti, alunni, anche minorenni, genitori, studenti, funzionali all'attività didattica e formativa in ambito scolastico, professionale, superiore e universitario. Quindi avete questa autorizzazione, non dovete necessariamente chiedere il consenso, ok? Non serve, ecco, ho anticipato, lo diceva anche questa slide, non serve il consenso di alunni, genitori e insegnanti, questo l'ho preso anche lì dal garante, dal sito del garante, gli istituti scolastici possono trattare i dati anche relativi a categorie particolari di insegnanti, alunni, anche minorenni e genitori nell'ambito delle proprie finalità istituzionali e non devono chiedere agli interessati di prestare il consenso al trattamento dei propri dati neanche in relazione alla didattica a distanza. Quindi come non dovevate chiedere il permesso prima nel vecchio mondo, nel mondo della didattica dal vivo, adesso non dovete certo farlo nel mondo della didattica a distanza. Ripeto, stiamo parlando dell'attività istituzionale. Nel momento in cui la scuola fa un'attività che non è istituzionale, ma è extracurricolare, partecipa ad un progetto, partecipa ad un concorso, porta i ragazzi a fare una gita, un'attività sportiva che non può essere classificata come attività istituzionale, attività didattica vera e propria, allora lì il consenso comincia a essere già più indicato. Peraltro, il consenso di regola, vedete, non costituisce una base giuridica idonea per il trattamento dei dati in ambito pubblico nel contesto del rapporto di lavoro. Cioè, inutile continuare a insistere con il discorso del consenso, perché tanto comunque in generale non è il suo habitat naturale, ecco, la scuola e le attività delle pubbliche amministrazioni. Scelte e regolamentazione degli strumenti di DED o di DDI, avrei dovuto, sì, infatti ho cambiato le slide, mi sono dimenticato di questa.
Nella scelta e nella regolamentazione degli strumenti utili per la realizzazione della didattica a distanza o della didattica digitale integrata, scuole e università dovranno orientarsi verso strumenti che abbiano fin dalla progettazione per impostazioni predefinite, misure e protezione, predefinite misure a protezione dei dati. Quindi quello che vi dicevo prima, il famoso privacy by design, è questa roba qua. Cioè il fatto che voi fin dall'inizio dovete pensare alla piattaforma, scegliere la piattaforma, creare una piattaforma, creare il vostro sito, creare il vostro progetto, non so, piattaforma in cui condividete internamente i contenuti con i vostri colleghi docenti, già in un'ottica di privacy. Quindi non prima scelgo la piattaforma e poi magari penso a impostarla su settaggi privacy. No, prima, fin dall'inizio, devo entrare in un'ottica di tutela, di una massima tutela della privacy. E quindi scegliere piattaforme e impostarle in modo tale che siano già fin dall'inizio in ottica privacy. Non è necessaria quindi la valutazione di impatto. La valutazione di impatto non ve l'ho citata prima perché le slide sarebbero state troppo lunghe. È una delle formalità richieste dal GDPR in alcune condizioni. E quindi qua vi precisa in questa slide che non è richiesta questo adempimento, diciamo. Prevista dal GDPR per i casi di rischi elevati, se il trattamento dei dati effettuato dalle istituzioni scolastiche universitarie per quanto relativo a minorenni o lavoratori non presenta ulteriori caratteristiche suscettibili di aggravarne i rischi. Il ruolo dei fornitori di servizi. Qua arriviamo a una delle domande che mi è già stata fatta addirittura l'altra volta. Come ci dobbiamo comportare nel momento in cui utilizziamo una piattaforma che è di Google, di Microsoft oppure di Tizio, di Giuseppe, di Antonio, perché cioè, ce ne sono alcune particolarmente note e diciamo, internazionali, ma poi ce ne sono altre minori. Addirittura conosco scuole che si sono fatte fare, hanno preso degli strumenti open source e se li sono fatti adattare per la loro attività interna. Quindi tutto vale, l'importante è rispettare appunto quei principi che abbiamo già descritto. Se la piattaforma, dice la slide, vedete, prescelta, comporta il trattamento di dati personali di studenti, alunni o dei rispettivi genitori per conto della scuola o dell'università, il rapporto con il fornitore dovrà essere regolato con contratto o altro atto giuridico. Quindi cioè il fornitore dovrà contrattualizzare questa sua posizione con la scuola. È il caso, ad esempio, del registro elettronico, il cui fornitore tratta i dati per conto della scuola. Il registro elettronico quindi è una cosa diversa rispetto alla piattaforma, che ne so, no? Al Microsoft, al Google Meet o alla piattaforma di Microsoft o all'altra piattaforma o a Moodle o altre cose. È un registro che viene utilizzato appunto in sostituzione di quello che una volta era il registro cartaceo, quindi è un documento che ha anche una valenza amministrativa, via dicendo, su cui segnate le varie attività svolte. Nel caso invece in cui si ritenga necessario ricorrere a piattaforme più complesse che eroghino servizi più complessi anche non rivolti esclusivamente alla didattica, allora si dovranno attivare i soli servizi strettamente necessari alla formazione, configurandoli in modo da minimizzare i dati personali da trattare, evitando ad esempio la geolocalizzazione geolocalizzazione e social login, cioè il fatto che queste piattaforme quindi devono essere impostate in modo tale che non eccedono rispetto al normale utilizzo dei dati personali che si può richiedere per l'attività didattica. Le istituzioni scolastiche e universitarie quindi dovranno assicurarsi che i dati trattati per loro conto siano utilizzati solo per la didattica digitale integrata. Sempre sul ruolo dei fornitori di servizi online. È peraltro inammissibile il condizionamento da parte dei gestori delle piattaforme della fruizione dei servizi di didattica a distanza alla sottoscrizione di un contratto o alla prestazione da parte dello studente o dei genitori del consenso al trattamento dei dati connesso alla fornitura di ulteriori servizi online non necessari all'attività didattica. Cioè, cos'è successo? Questo lo diceva anche, l'ha notato anche il Garante, l'ha stigmatizzato, che alcune di queste piattaforme, non facciamo nomi, non facciamo cognomi, comunque chiedevano un consenso allo studente e quindi nel momento in cui chiedevano il consenso c'era qualcosa che non funzionava. Perché? Perché abbiamo detto fino adesso che nell'attività didattica, essendo attività che rientra, l'attività didattica online, essendo istituzionale, quindi rientra nel famoso articolo 6, paragrafo 1, punto E, come base giuridica, allora perché chiedere il consenso? Se chiedo il consenso mi fai venire il dubbio che
che tu piattaforma stia facendo qualcos'altro con i miei dati, con i dati dei miei studenti o dei genitori dei miei studenti. Ok, quindi il consenso non sarebbe infatti validamente prestato perché appunto indebitamente condizionato al perseguimento di finalità ultronee rispetto a quelle proprie della didattica digitale integrata, cioè lo studente o il genitore si sente obbligato ad apprestare questo consenso perché se no lo studente non può partecipare alla lezione, quindi in realtà tu lo stai forzando a dare un consenso e il consenso non può essere condizionato in questo modo, non può essere forzato, deve essere sempre libero, perché sennò che consenso è? Ok, quindi questa è un po' la polemica e vi assicuro che è una polemica che non è ancora assopita, riguarda una in particolare di queste piattaforme e temo che non vi piacerà la notizia che vi darò. E infatti queste sono, diciamo, le tre, cosa è successo? Il Ministero ha siglato dei protocolli d'intesa con tre grandi piattaforme, ripeto, poi la scuola è libera comunque di adottarne altre, di farsene fare addirittura una su misura, ovviamente assumendone i costi e poi la gestione, cosa che non è da tutti e quindi non so quanti l'abbiano fatta, però qualche caso c'è stato. Però ecco, a livello generale direi che sostanzialmente si è demandata la questione a dei soggetti già attrezzati per farlo, ampiamente attrezzati, perché sono probabilmente i due di questi che vedete, i due principali colossi del mondo dell'informatica, dei servizi online, e quindi il Ministero non ha fatto altro che siglare dei protocolli con loro. Però quando sono stati siglati era questa primavera, cioè era appunto marzo, aprile forse, e all'epoca era in vigore il cosiddetto Privacy Shield. Privacy Shield è un accordo tra devo usare il verbo in accezione passata, era un accordo tra Unione Europea e Stati Uniti sulla gestione dei dati personali, che però è stato dichiarato illegittimo, perché cosa succede? Vecchio problema che noi conosciamo da molto tempo. L'Unione Europea ha un livello di tutela della privacy maggiore rispetto agli Stati Uniti, cioè noi in Europa c'è una sensibilità maggiore sul tema della privacy e con il GDPR questa cosa è stata abbastanza evidente. Motivo per cui alcuni fornitori di piattaforme, anche quelle social, quando vengono in Europa, insomma, devono stare attenti, devono camminare un po' più dritte, diciamo, rispetto a come si comportano negli Stati Uniti. Lo stiamo vedendo anche un po' in questi ultimi giorni, no? Con come si chiama? Gli avvertimenti che sono arrivati da WhatsApp sul fatto che utilizzerà i dati, condividerà i dati con Facebook, vabbè, cose che in realtà a me non hanno stupito più di tanto, però il fatto che ci abbiano avvisato dipende proprio dal fatto che in Europa abbiamo un livello di attenzione maggiore, e quindi anche se un fornitore di servizi arriva dagli Stati Uniti, arriva dalla Cina o arriva dalla Russia, se viene a fornire un servizio qua da noi deve in qualche modo garantire quel livello di tutela del dato. E visto che appunto i sistemi americani e europei non coincidevano, era stato sottoscritto questo accordo, una sorta di trattato internazionale, per cercare di, come dire, permettere ai fornitori di servizi, che sono quasi tutti purtroppo americani, cioè hanno tutti origine negli Stati Uniti, di venire a fare un lavoro discreto anche dalle nostre parti, anche in territorio europeo, senza dover come dire, spostare la sede o necessariamente avere i server basati nell'Unione Europea, come in teoria dovrebbe essere secondo le regole del GDPR. Quindi era stato fatto questo accordo, che però è stato dichiarato illegittimo dalla Corte di Giustizia dell'Unione Europea quest'estate. Cioè una sentenza che per noi che ci occupiamo di questo tema è rivoluzionaria, storica, perché nessuno davvero se lo aspettava, cioè nel senso che i due sistemi giuridici in materia di privacy fossero diversi, non si parlassero molto, lo sapevamo tutti, ma che attraverso un ricorso in sede giudiziaria qualcuno riuscisse a invalidare direttamente, interamente l'accordo chiamato Privacy Shield è stata una cosa non da poco. E quindi noi attualmente non abbiamo un accordo tra Stati Uniti e Unione Europea in materia di privacy, anche perché, vista anche la situazione politica tesa che c'è attualmente in questi giorni, in questi ultimi mesi negli Stati Uniti, probabilmente hanno pensato, cioè non ci hanno pensato molto, e siamo ad oggi in attesa di un nuovo accordo. Quindi ad oggi
Le piattaforme che non rispettano il GDPR non hanno un altro accordo su cui si possono basare, quindi dobbiamo stare molto attenti. Tra queste tre, purtroppo, quella che rispetta meno il GDPR è proprio G Suite for Education, perché Google è quello un po' che sulla privacy, diciamo, è un po', fa sempre la parte un po' del lupo cattivo. Lo dice uno che è un grande fruitore di servizi Google, però ecco, un conto è quando li fruisco io personalmente con la consapevolezza mia di uno che si occupa di questi temi, altro conto è quando un ministero fa un accordo, fa un protocollo e sostanzialmente spinge milioni di utenti, di professori, di docenti, di alunni a usare una piattaforma che purtroppo ad oggi non è coperta, non è completamente coperta. Non voglio creare il panico, nel senso che ad oggi il ministero non ha mai aggiornato questo elenco, quindi tecnicamente e formalmente sul sito del ministero c'è ancora consigliata, ancora data come piattaforma utilizzabile. Però se andate a leggere, chi di voi vuole essere un po' più, vuole fare un passo in più e vedere com'è la questione davvero, leggete la lettera che ha scritto l'associazione Privacy Network al ministero. È una cosa di 2 o 3 settimane fa, forse appena prima di Natale. È una lettera molto, molto, molto ben argomentata in cui spiega quali sono i punti deboli dell'utilizzo di G Suite in materia di privacy, ovviamente, per la didattica a distanza. E poi c'è un articolo sul sito agendadigitale.eu che spiega un po' la questione in ottica un po' più divulgativa. Comunque, in ambito di registro elettronico, invece, vedete, le raccomandazioni del garante sono queste. Una raccomandazione che è stata scritta dal garante al ministro dell'istruzione il 4 di maggio scorso. Ci dice che l'inclusione, vedete, nel registro di un novero assai rilevante in termini quantitativi e qualitativi di dati personali anche di minorenni esige l'adozione di tutte le cautele idonee a evitare o quantomeno minimizzare i rischi di esfiltrazione, trattamento illecito e alterazione dei dati stessi. A tal fine sarebbe anzitutto necessario provvedere al perfezionamento della disciplina di settore, adottando segnatamente il piano per la dematerializzazione delle procedure amministrative in materia di istruzione, università e ricerca e dei rapporti con le comunità dei docenti, del personale di studenti e famiglie, che avrebbe dovuto essere predisposto entro 60 giorni dalla data di entrata in vigore della legge 135 del 2012, alla quale si deve l'introduzione di tali forme innovative di rendicontazione dell'attività didattica e di comunicazione tra scuole e famiglie. Quindi c'era, prego? No, era un audio che è partito. Dicevo, quindi c'era questo piano per la dematerializzazione delle procedure amministrative in materia di istruzione, università e ricerca, dei rapporti con le comunità, che avrebbe dovuto essere predisposto sulla base della legge del 2012, quindi non è una cosa proprio così recente, ma poi continua. In assenza di direttive specifiche, gli istituti scolastici hanno sinora provveduto ricorrendo a soluzioni tecnologiche offerte da vari fornitori, non sempre caratterizzate da garanzie adeguate, in termini di protezione dei dati personali e talora notevolmente vulnerabili. Quindi qua stiamo parlando ovviamente non delle piattaforme per la didattica, ma del registro elettronico, attenzione. Però ecco, il garante aveva un po' tirato le orecchie al Ministero dell'Istruzione perché non c'era stata forse abbastanza attenzione su questo aspetto. La crescente rilevanza assunta dagli strumenti volti a consentire lo svolgimento dell'attività di didattica a distanza impone tuttavia di riservare maggiore attenzione alle questioni inerenti alla sicurezza e alla protezione dei dati personali affidati a tali piattaforme. Cioè, in sostanza, ci sta dicendo che cosa? Che il problema c'era già prima. Però prima, insomma, era rimasto sotto traccia perché comunque l'attività si svolgeva ancora in presenza. Nel momento in cui tutta l'attività si sposta online, allora il garante ha cominciato a, insomma, drizzare le orecchie, a vedere, a verificare che tutto si svolgesse correttamente. In questo senso dice che il registro elettronico fornito da soggetti già designati responsabili del trattamento potrebbe rappresentare lo strumento elettivo mediante cui realizzare almeno una parte significativa dell'attività didattica, riducendo proporzionalmente il ricorso a piattaforme altre, che oltretutto sempre si limitano, scusate, che oltretutto devo spostare qua. Oltretutto, non sempre si limitano all'erogazione di servizi funzionali e attività di formazione. Cioè, dice il garante all'alba del 4 di maggio, ovviamente, quindi stiamo parlando già di un mondo un po' diverso da quello che stiamo vivendo oggi, che insomma, per rispettare un minimo la privacy, sarebbe consigliabile utilizzare il più possibile lo strumento del registro elettronico anche per l'attività di didattica. Sappiamo tutti che poi, anzi, forse me lo dite meglio voi, che
che non è poi così semplice, perché poi quando siamo in una piattaforma la tendenza è quella di cercare di fare tutto all'interno di quella piattaforma, perché sennò poi si perdono i pezzi, però ecco, un conto è la comodità, altro conto è il rispetto della privacy e delle questioni giuridiche. Basta, nel senso che questa era un po' la riflessione che avevo fatto che ho preparato nelle slide. Ovviamente una cosa che si può fare, ma adesso come vedete siamo già al limite del tempo, ma possiamo farlo anche live, è andare a leggere i termini d'uso delle varie piattaforme. Non so come dire, quanto vi interessi, quanto abbiate la tempra, la pazienza di farlo, perché sono testi a volte molto, molto lunghi e noiosi, però è lì che troviamo poi le regole applicate dai singoli gestori di piattaforme. Quelle che io vi ho mostrato nelle slide non potevano che essere queste, cioè nel senso le indicazioni a livello nazionale, a livello di ministero, da un lato, Ministero dell'Istruzione, e dall'altro di Garante Privacy, che sono i due principali interlocutori a cui dobbiamo fare riferimento per questo tipo di questioni e di argomenti. Dicevo, ecco, io ho terminato prima del previsto, ma anche perché non ci sono state domande. Vi Posso attendo sui fare miei. una? Sì, adesso volevo giusto concludere, cioè qua ci sono i miei riferimenti come al solito sui social se volete rimanere in contatto e anche queste slide che poi saranno subito messe a disposizione sulla mia piattaforma Slashare saranno sotto licenza Creative Commons. Grazie, e adesso sono a disposizione per un po' di discussione live.